La simulazione che state osservando mostra due buchi neri supermassicci che volteggiano l'uno intorno all'altro. È una simulazione che sta aiutando gli scienziati a capire quale tipo di luce un reale sistema binario di buchi neri possa produrre. Come possiamo vedere, un anello esterno, composto da gas, circonda l'intero sistema, mentre i buchi neri sono accerchiati da due mini dischi collegati tra loro da flussi di gas. La forza magnetica e quella gravitazionale riscaldano il gas, producendo raggi UV e luce a raggi X. Tutto il gas fluisce all'interno del sistema binario, ma dalla nostra prospettiva la visuale può risultare alterata. L'intensa gravità curva lo spazio-tempo. La luce segue un percorso deviato ed è distorta, come se guardassimo con un diverso obiettivo. Questo va a creare anche una sorta di sopracciglio accanto a uno dei buchi neri, causato dalla luce proveniente dal gas brillante appena al di fuori dell'altro buco nero. Gli scienziati non hanno ancora visto l'assorbimento di un buco nero massiccio, ma simulazioni come queste stanno preparando i ricercatori per quello che potranno trovare.